Ciao, bentornati, bentornati sul canale. Sono sempre Jessica, ovviamente la vostra lettrice tra le ombre. Vabbè, allora, come state? Da titolo avete visto che finalmente sono tornata con un book haul. Ma diciamo, dico qualcosa, alcuni di questi libri già li ho letti e magari, cioè, te ne ho già parlato anche in qualche video, quindi mi scuso, però è da parecchio che dovevo fare un book haul. Ci sono degli arrivi che ancora non ho mostrato, arrivi dalle case editrici, ebbene sì, che già ho letto, perché io di solito faccio così, come arrivano i libri dalle case editrici cerco di leggerli subito. Acquisti fatti da me, usati e nuovi perché avevo dei buoni. Ecco, esclusi ovviamente per ora, mi sono arrivati, ho preso solamente due libri con un buono per i regali di compleanno. Quello è un video a parte, quello lo farò a parte, tranquilli, tranquilli. Se lo volete, insomma, arriverà anche quello. In realtà volevo girare un video diverso, però sarebbe stato troppo complicato. Poi con la testa non ci sto molto perché sono in partenza. Ma voi quando vedrete il video, io forse o sarò già tornata o starò ancora a Roma dai miei. Ma voi vi interessa, penso, il giusto quello. E direi di partire subito, subito con il book haul. Ma prima, disclaimer ragazzi, allora io non lo dico sempre, ogni qualche volta, quando mi ricordo. Allora, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati ogni qualvolta esce un mio nuovo video, commentate perché i commenti aiutano a far crescere il canale come aiutano i like, quindi mi raccomando, e condividete il video, parlatene, perché se non quest'anno, il prossimo anno forse arriverà un video bomba, un video particolare all'interno del quale parlerò di me, parlerò di questa annata che spero che finisce presto, spero che questo 2024 finirà presto e spero soprattutto di non tornare in determinati luoghi. Comunque, non è un video triste questo, non vuole essere triste, quindi partiamo. Allora, boh, io ho messo la pila, ma credo che sono partita dagli ultimi arrivi, quindi vabbè, perché quelli precedenti li ho già letti, magari potevo essere anche più specifica. Ovviamente, ragazzi miei, alcuni libri non li ho letti, non è che posso dirvi le mie emozioni, sensazioni, eccetera. Grazie a Chiara Martini, che io invito a seguire perché lei è veramente, lei è molto molto brava, altro che io non sono capace per niente a disquisire di libri. Aveva parlato sul suo profilo Instagram di un libro, mi ha un sacco incuriosita, avevo un buono e ne ho approfittato, l'ho preso anch'io, e di Davide Coppo. Io sto senza occhiali, non mi va di metterle, abbiate pazienza. La parte sbagliata, edito EO. Io so a grandi linee la storia, ovvero ci troviamo davanti un ragazzo che va nella parte sbagliata, ovvero diciamo che viene affascinato, diciamo così, dalla parte di alcuni ragazzi bulli, diciamo così, da ragazzi che hanno una politica diversa, ecco, da parte di ragazzi fascisti. Un termine che non so se si può dire, però è così. Ovviamente una parte sbagliata, la parte cattiva, oserei dire, oserei dire, e praticamente lui ci racconta in questo romanzo, quindi la storia di questo ragazzo che prende una cattiva strada. Lui benestante, comunque viene da una famiglia bene e ovviamente viene affascinato da questo gruppo di delinquenti. Cosa avverrà, cosa combinerà, onestamente non lo so, ma Chiara ne ha parlato veramente molto molto bene, per cui mi ha un sacco incuriosita e l'ho voluto prendere. Poi io, per me è una garanzia,
mi piace tanto come casa editrice. Regalo di Papà Ombrino per giugno, del mese di giugno, è uscito, già ve l'avevo detto, accennato credo in un video, che sarebbe uscito proprio a giugno, a breve, il secondo romanzo di Murugan, l'autore che ha scritto Punacci, Storia di una capra nera. Libro che io ho amato, l'ho letto l'anno scorso, mi ha emozionata, commossa, bellissimo. Trovate un post dedicato su Instagram, non mi dilungo. È uscita la sua nuova opera e me la sono fatta regalare da mio papà ed è Rogo. Qui, scusatemi, edito Utopia. Qui ci troviamo davanti a una storia, penso, completamente diversa, però si parla di caste, si parla di amore. Ma di due famiglie rivali, due famiglie che praticamente non è che si sopportano amichevolmente, ma i figli si innamorano di queste due famiglie contrastanti, si innamorano e scappano per fuggire a quello che sarà ovviamente il loro futuro non meraviglioso, perché appunto le famiglie sono contrastate. Io apro il libro non è per farvi vedere, cioè, ma per darvi un'idea del font all'interno dei libri, che secondo me è la cosa fondamentale. Io so veramente pochissimo di questa storia e poco voglio sapere, perché non mi interessano me le trame. Io, se mi piace, se mi è piaciuto un autore, magari mi intriga il titolo, io vado a questo e non sto tanto a leggervi le trame. Se siete curiosi, ovviamente andate su internet e ve le leggete. Non sono come tante che si mette lì a leggere le trame, perché veramente il video diventa lunghissimo. Però intanto vi faccio vedere appunto a grandi linee gli acquisti. Poiché ho amato alla follia Delia è di Nessuno, di un'autrice italiana, ho voluto recuperare altro di suo. E non potevo non acquistare un libro che parla di cecità, la cui protagonista è una ragazza non vedente, e sto parlando comunque di Ilaria Milandri, La visione cieca. Tra l'altro la copertina è stupenda, secondo me, veramente molto bella. Lo volevo portare via, ma poi sono subentrate altre letture. Quindi ve lo dico, è un libro fuori catalogo, si fa tanta difficoltà a trovarlo. Io sono uscita a trovarlo su eBay, 3 euro, ho pagato 3 euro, contentissima. E quindi niente, vi ho già detto più o meno quello anche di questo so veramente poco. Basta, è una sorta di noir. Se mi abbasso, scusate per mettere sulla sedia i libri, perché ne ho veramente, veramente tanti. Su eBay ho acquistato un altro testo e questa volta questo sarà un libro che ascolterò, perché è bello lungo e scritto così, cioè piccolissimo, però mi incuriosisce tanto. Una storia vera, un'autobiografia, è stata consigliata da Lorenzo Beggio, ciao Lorenzo, e è una storia dolorosa, potente, intensa, profonda e drammatica. È di James Frey in un milione di piccoli pezzi. Anche qui la copertina è qualcosa di meraviglioso, meraviglioso. Ho l'audiolibro per cui lo ascolterò. Scritto in prima persona, cioè guardate, è scritto veramente minuscolo, cioè sono delle formiche praticamente dentro questo, ma poco mi importa perché ho l'audiolibro. E anche questo non si trova facilmente. Io l'ho preso sempre su eBay, l'ho pagato 5 euro, mi sembra, quindi è veramente un prezzo piccolissimo. E è una storia vera, appunto. L'autore ci racconta la sua vita e ovviamente durante il suo periodo di dipendenza dalla droga e alcol. E quindi, diciamo, dalla sua dipendenza, a quello che ha fatto e come ha fatto per cercare di ovviamente uscirne. Bello tosto. Io ho iniziato a leggerlo, ma per evitare che la mia vista peggiorasse ulteriormente, ho lasciato stare perché era scritto veramente piccolo, ma è bello tosto, ve lo posso assicurare. Cioè, inizia che praticamente lui è su un aereo, sta tornando a casa ed è completamente sfatto. Non ha più i denti davanti, veramente
si trova insanguinato. Inizia così, cioè che lui apre gli occhi, si trova dentro questo aereo che è atterrato e deve tornare a casa, ma in condizioni pessime. La famiglia lo sa, ovviamente, come lui si riduce e per aiutarlo lo inserisce in una struttura. Basta, bello tosto, mi è stato descritto appunto Un un altro bel libro, questa volta l'ho visto sul profilo sul canale di Matteo Fumagalli, Kamamura Genki, Un canto divino per Einaudi, scritto da e Matteo Fumagalli, con un libro doloroso, altamente doloroso. Un ragazzino, non spoilerò nulla perché comunque è scritto una quarta di copertina. Un ragazzino una mattina va a scuola e fa una strage. Una famiglia apparentemente normale, di più non so e non voglio sapere, anche perché il video di Matteo Fumagalli l'ho stoppato neanche alla metà. Perché dico di più, non voglio sapere, voglio prenderlo, leggerlo e fare una mia idea. E niente, piccolissimo. Vi ho detto che andiamo avanti. Arrivo da una casa editrice, Nutrimenti, di Francesca Loia. Questo sangue masticato. Questo è un libro che io ho voluto e la casa editrice me l'ha gentilmente inviato e ringrazio. Un libro molto particolare. Se pensate che praticamente l'autore, Francesca Loia, è credo l'ultimo di sette nipoti e ha saputo descrivere, ricostruire la vita di suo nonno, un nonno che è un personaggio che non ha mai conosciuto, un personaggio istrionico molto particolare, tanino e veramente molto particolare e niente, non è un wrap up, quindi non ve ne parlo nello specifico, anche se non so in realtà se arriverà un wrap up vero e proprio. Lo scopriremo solamente vivendo. Comunque mi è piaciuto, un esordio notevole, veramente mi è piaciuta la scrittura, fruibile, scorrevole, e ci si affeziona ai personaggi, anche a Tanino, nonostante sia un personaggio, ripeto, veramente molto singolare, molto particolare. Carina anche delle parti ironiche, ripeto, la vita di Tanino molto particolare, ha vissuto appieno la sua vita. Tra carceri un po' in tutta Italia, però nonostante tutto sempre molto legato a sua moglie Ada, quindi fedele, ecco, a sua moglie Ada, veramente molto 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 particolare, bello e lo consiglio. Poi ho preso, grazie ad un buono, un libro di Matthew Blake, Anna Zero, La nave di Teseo, edito Nave di Teseo. Allora, lo so, mi sono fatta prendere dal marketing e non so se pentirmene o meno, non so, poi vedete, cioè veramente il font è grandissimo. Mi sono fatta prendere, ripeto, dal marketing, mi sono fatta prendere dalla trama che ho letto e non letto. Si parla di insonnia, si parla di una donna che fa cose durante il sonno, cose non belle, ecco, ma comunque. Non posso entrare tanto nello specifico. È un thriller. Allora, questo chiama tanto estate, secondo me. Quindi credo che lo leggerò, anzi sono sicura che leggerò la seconda parte di lui. O la seconda metà di luglio o la prima parte di agosto. C'è qualcuno tra di voi che lo vorrebbe leggere insieme a me? Mi faccia sapere nei commenti, ci possiamo mettere d'accordo tramite tante cose. Non so. Su Instagram, insomma, anche tramite mail, fatemi sapere se c'è qualcuno che lo vorrebbe leggere. Poi, non sapete, ma io ho ricevuto per regalo, così, senza motivo, un libro da Viola nel cuore 16, che ringrazio, grazie tanto Simo, e di Francesca Diodallevi, L'ultimo mago, edito Neri Pozza. Anche questa mi sono fatta prendere dal marketing, lei lo sapeva che l'avevo in lista e me lo ha regalato. Neri Pozza, fonte minuscolo, piccolo, infatti spero presto esca in audiolibro, quindi attendo l'audiolibro, e mi aveva troppo, troppo incuriosita, anche Audiolibro perché per poterlo leggere. leggere.
un arrivo da un'altra casa editrice, la prima volta per me da questa casa editrice, che ringrazio infinitamente perché il libro mi è piaciuto davvero tanto. E di Janek, non vi dico il cognome perché è polacco, Storia di mia vita, edito Sellerio, font enorme, capitoli veramente molto molto brevi, il libro l'ho divorato in un giorno, vi dico la verità, a parte che è molto breve. Anche qua ci troviamo davanti alla storia vera, la storia vera di Janek, appunto, che arriva in Italia dalla Polonia. Non vi dico le motivazioni perché ovviamente sono da scoprire leggendo il libro. Arriva in Italia, a Roma esattamente, e vive ancora da 30 anni che vive appunto a Roma come un uomo senza tetto, senza fissa dimora, senza documenti e senza un lavoro fisso, ecco, quindi lavori precari. In questo romanzo c'è veramente di tutto: c'è amore, c'è dolore, c'è ricerca della sopravvivenza, voglia di sopravvivenza, voglia di andare avanti e la ricerca anche di migliorare, perché Janek soffrirà di alcolismo. C'è amore, perché ci racconta anche la sua storia d'amore con una ragazza. Alti e bassi, rabbia, i suoi stati d'animo che cambiano. E tutto scritto in un italiano lucido. Diciamo che non è un italiano come noi siamo abituati a leggere, no? Lineare. È come veramente quando un polacco o uno straniero parla in italiano. E è scritto così. Si capisce benissimo, ve lo dico io che per carità ci impiego anni per capire libri tante volte, molte volte purtroppo. Devo leggere e rileggere mille volte. Questo si capisce benissimo. La cosa che mi ha colpito tanto sicuramente è la scrittura. La scrittura e la storia, ovviamente è una storia pazzesca. Lui che si fa un viaggio enorme dalla Polonia a Roma per vivere in queste condizioni. Tutti i personaggi poi che lo coinvolgono, che lui incontra, veramente pazzesco. Ripeto, non è un wrap up, anche se la seconda parte del wrap up di giugno non credo la farò. Magari vi parlerò del più e del meno dei libri che mi sono piaciuti appunto come questo. Grazie ancora infinitamente alla Sellerio, un libro che avevo richiesto io. E loro mi hanno accontentata, sono stata contentissima, quindi grazie, grazie. Ovviamente di tutti questi libri che io ho letto, poi c'è il post relativo, lo trovate su Instagram. Seguitemi anche su Instagram, per chi ce l'ha, ovviamente. Poi veniamo a degli arrivi da autori. Un'autrice che mi ha fatto dono della sua opera, è una sorta di poesie, me le chiamo riflessioni, di Maria Letizia del Zompo, Ululare alla Luna. Questo, se amate delle poesie, delle riflessioni che parlano anche abbastanza dolorose, questo è il libro che fa per voi. Avevo lasciato dentro ancora il segnalibro. È molto intenso, no, sono seria perché è un libro questo che mi ha toccato parecchio perché è molto intenso, profondo, riflessivo. Ci sono delle riflessioni che la stessa autrice fa. È veramente molto molto carino. Se ovviamente ci sono alcune cose che sono dolorose, molto personali, l'ho trovato molto intimo e mi è piaciuto. Quindi date un occhio e non abbiate paura delle poesie. Questa, ripeto, sono più che altro delle riflessioni, anche perché alcune riflessioni durano più di 2 pagine, quindi non è che sono prettamente tutte quante poesie. Veramente ve lo consiglio. Poi veniamo a due libri dello stesso autore. Non è il mio genere e confermo che non è il mio genere. Comunque, sto parlando di uno edito Perrone, editore, come una formica rossa in una goccia d'acqua. Ed è lo stesso autore. Ed è, aspettate, Duilio Scalici, e l'altro sempre suo ed è Ore Cutanee. Allora, io di questi ho letto Ore Cutanee e dire che non ci ho capito niente è un complimento,
L'ho trovato per me, per i miei gusti, un po' troppo ingarbugliato. L'inizio, ok, però non ho capito dove in realtà l'autore volesse andare a parare. Se vi piacciono gli enigmi, cioè veramente i libri un po' a puzzle, ve lo consiglio perché è veramente enigmatico. Il font è anche molto molto leggibile, ecco. Però non mi ha convinta, ecco, totalmente. Forse perché c'è sempre quella sorta di realismo magico che io non sempre apprezzo, solo in un autore ho apprezzato finora il realismo magico. Quindi Robert Nathan, per chi non lo sapesse, ecco, solo lui ho apprezzato perché è magico, è veramente, cioè, c'è sempre un fondo comunque di riflessione. Io qui non l'ho capito. Una donna che lavora in una casa di cura vede una porta chiusa in questa struttura e chissà cosa si immagina ci sia dentro quella porta chiusa. Non vi dico niente perché è talmente breve, sottile, ma spero comunque di avervi incuriosita. Sono comunque contenta di averlo letto perché almeno ho scoperto anche un genere diverso che sapevo non mi sarebbe piaciuto, però ecco, più o meno sulla stessa scia è anche questo. Io questo libro l'avevo avuto in lista per tanto tempo, poi l'avevo tolto, non so perché. Ho collegato, quando l'autore mi ha contattata su Instagram per inviarmi questo libro, ho collegato, edito tra l'altro credo Laurana, mi sembra di sì, ho fatto 2 più 2, dico, è lo stesso autore del quale io avevo l'altro libro. E gliel'ho detto, lui è stato così gentile e mi ha inviato anche quest'altro. Io di questo sono veramente molto molto curiosa, vi dico la verità. Tra l'altro è scritto anche abbastanza, ecco, non è scritto grandissimo. Aspetto un momento migliore per poterlo leggere. Però è un autore che vi consiglio, soprattutto se amate magari il realismo magico. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo ancora per ultimo, l'ho lasciata, ma non per importanza sicuramente, al libro che mi è stato inviato dalla casa editrice. Per me è stata una sorpresa incredibile perché non me l'aspettavo. Mi è stato inviato a sorpresa e dalla stessa casa editrice, un'autrice, sapete che io ho amato tantissimo e per me resta una delle autrici americane più brave. Mi dispiace, una tra le autrici americane più brave. Sto parlando di Joyce Maynard, vedete anche il libro, il primo libro che io ho letto suo, L'albero della nostra vita, gli ho fatto due scatole tante, anche di quello sapete quanto io l'ho amato. E è uscito recentemente la sua ultima opera ed è recentemente appunto il Bird Hotel e questo è stato un invio dell'ANN, un invio a sorpresa, ripeto, non lo sapevo, tant'è che avevo il libro in lista, dico appena ho il buono me lo prendo appunto e appena esce poi perché è uscito il 14 giugno e quindi aspettavo appunto l'uscita per poterlo subito ordinare. E invece mi hanno anticipata facendomi questa sorpresa grandissima. Non me l'aspettavo. Dentro poi ci sono le solite cartoline NN e il segnalibro che io tengo sempre perché lo impreziosisce. Che ho detto? Impreziosisce di più, secondo me. Ragazzi miei, anche questo è un 5 stelle. Io volevo fare un video dedicato proprio a Joyce Maynard, a questa meraviglia. Però ho pensato fosse stato meglio fargli un book haul, dato che è una vita che non ne facevo più. Arriverà, se lo volete, è un video dedicato. Sicuramente farà parte del wrap up delle letture del mese di giugno, forse nella seconda parte, insieme ad altri librini. Ma già vi dico che per Joyce Maynard voglio fare proprio un video a parte. Perché lei ha un modo di scrivere meraviglioso. Sì, è vero, le sue storie contengono storie d'amore, ma non sono le solite storie. L'amore viene in secondo piano, anche se magari sembrerebbe all'inizio il fulcro, come è stato anche per L'albero della nostra vita, il fulcro di tutto il romanzo, in realtà non è così. La maggior parte. Allora, io ne ho letti tre ovviamente dei suoi libri, tutti e tre quelli che sono usciti in Italia,
Protagoniste le donne, protagoniste sono sempre le donne, con i loro difetti, i loro pregi, le loro debolezze, le loro fragilità, ma anche la loro forza. E questo non è assolutamente da meno. Se avete amato L'albero della nostra vita, non dico il giorno di festa perché è un po' diverso rispetto a un giorno di festa, ma se avete amato L'albero della nostra vita, prendete anche questo, il Bird Hotel, perché è veramente un qualcosa di meraviglioso. Il mio terzo 5 stelle dell'anno non poteva che non essere Joyce Maynard. Tra l'altro sono 460 pagine, ma si divorano, e poi è scritto medio grande, la scrittura è medio grande, e niente, io ve lo straconsiglio. E poi arriverà ovviamente la recensione, all'interno del quale insomma vi parlerò anche del, dove vi parlerò delle emozioni. Io alla fine ho pianto, mi sono commossa quando ho terminato questo libro, ancora ce l'ho dentro. Io ho Irene ancora dentro, cioè veramente è una donna pazzesca. Ripeto, non è banale, non è scontato. Questa volta devo dire che ci sono diversi colpi di scena che io non mi aspettavo, non mi sarei mai aspettata di leggere. E è molto più, addirittura più accattivante, ti prende anche di più rispetto all'albero della nostra vita, proprio per questi colpi di scena, perché vuoi sapere cosa accade dopo. Bello, basta, non mi dilungo oltre. Allora, io ho terminato questo book haul, ovviamente arriverà, spero, se qualcuno mi regalerà dei libri per il mio compleanno, chissà se arriverà il video dei regali di compleanno, ovviamente non lo so. Ad oggi non lo so perché sto registrando prima di partire, per cui ovviamente prima del mio compleanno, per cui non ve lo so dire, non lo so, speriamo di sì. Quindi io dico di chi è arrivato fino a qui, scrivesse nei commenti hotel, olè, hotel, nei commenti chi è arrivato fino alla fine del video deve scrivere hotel, almeno così io capirò che ha visto tutto il video. Ecco, cosa riceverà? Un cuoricino, e la prossima volta vi saluto. Guarda, chi? Mi annoto tutti quelli che hanno scritto hotel e vi saluto qua in diretta. Guardate un po', faccio come le grandi star, cosa che non sono, come le grandi booktuber, ok? Vi saluterò in diretta. Ma chi frega di essere salutata da me, dico io, ma chi frega? Comunque, vi aspetto hotel e vi aspetto ovviamente per i prossimi video. Ciao, alla prossima!